La prima cosa che voglio dire è che sono felice di vedere tutta questa gente, perché parte da un'iniziativa spontanea e questo deve essere un qualcosa di veramente bello, e essere felici tutti quanti di questa cosa, perché non è stata organizzata da chissà quale partito o altro, ma è una cosa che è nata attraverso l'internet, che si è sparsa un po' in tutte le città e dove ognuno di noi, voi, ha qualcosa da dire, ma soprattutto di lamentarsi, ma lamentele giuste. Io sono contento anche e soprattutto perché veramente ho tanti giovani, dei ragazzi soprattutto qui seduti a terra, attenti, ma soprattutto li vedo un pochino preoccupati, perché preoccupati giustissimo, perché non hanno futuro, devo essere sincero. Io sono di quelli, diciamo di quelli che da 40 anni che lavoro mi sento dire che devo ancora lavorare. Io mi dico, ma se lavoro ancora, ma questi giovani che cazzo faranno? Gli dico, stai a casa a vedere i cartoni animati. Cioè, ditemi voi, ma non è che io non voglio lavorare, sia ben chiaro questa cosa, nel modo più assoluto. Ma io mi chiedo, se io è vero che 40 anni che lavoro, è anche vero che ho rinunciato alla mia gioventù, a 16 anni non guardavo i cartoni perché non esistevano. Questa è la verità. Quindi abbiamo bisogno, ve lo dico subito ragazzi, quello che avete fatto stasera come incontro è favoloso, no bello, favoloso. E per moltiplicarci è sufficiente che ognuno di noi parla con un suo amico e al prossimo incontro sarete il doppio. Negli anni 60-70 si faceva così. Si andava davanti alle scuole, davanti alle fabbriche, ognuno di noi aveva il compito di parlare con un caro amico e dire tu non rompere i coglioni, la prossima volta vieni con me in piazza, dovete fare anche voi così, ok? Perché il nostro futuro siete voi ragazzi, non io. Io posso anche andarmi a fare in culo come dicono loro, lavorare, ma siete voi il futuro dell'Italia, siete voi quelli che dovete veramente portarci avanti. Io mi sento un nonnetto, se mi chiamate vengo, perché ho da imparare anch'io da voi, non è vero che devo insegnare, ho anche da imparare da voi giovani. Devo dire un'altra cosa, che questa me la sento di dire, fino a ieri la sinistra rompeva le palle, scusatemi, ma quando ci vogliono ci vogliono, visto che siamo in piazza fatemi sfogare. Quindi no, che non mi rompessi i coglioni neanche la sinistra a dire Berlusconi rompeva, faceva i bunga bunga, fa questo, ha fatto questo, adesso che è caduto, ma allora che cazzo faranno? Cosa faranno per voi? È bello stare all'opposizione, ok? Mi sta bene, facciamo questa opposizione, voglio vedere cosa diranno. Avranno di dire Luigi lavora domani, lavora dopodomani, e questi qua stanno a terra a guardarti. Avranno il coraggio, voglio vederlo, voglio vedere, non solo i Berlusconi, tutti i Bersani, lo stesso ieri Fini che predicava bene, ma razzola male perché non si metteva se no con l'altro amico Mimì e Cocò e Cacmocazzi insieme a lui, non si sarebbe messo. Allora io vorrei concludere ragazzi, sono felice di una cosa se non altro di avere un attimino stimolati, però vorrei che altri giovani proponessero delle cose, ma il mio intento è un altro, rivediamoci ragazzi. Con l'impegno tutti di portare un amico e saremo il doppio. Buona serata. Grazie. A proposito, qui non vedo né bandiera di Vendola né bandiera dei comunisti. Io il 15 ottobre ero a Roma e di comunisti potevo assicurarvi che ce n'erano a migliaia. Adesso non ci sono più, chissà perché. Mi chiamo Davide e io ero qui a Roma appunto il 15 ottobre con altre 200-300.000 persone, non 4 gatti, non 1.000 persone. Volevamo manifestare pacificamente, non abbiamo potuto farlo per ovvie ragioni, i politici si sono concentrati su questo, sì, sui black bloc, le Molotov e tutto il resto. Avrei una proposta, è molto semplice, finché noi siamo qua a parlarci allora non gliene frega proprio un cazzo, rimangono lì, si guardano, ah, stanno manifestando, bene, così non si fa. Negli anni 70 hanno messo la faccia tutti quanti, i nostri nonni, non so, ce li avranno tutti penso qua, no? La proposta è molto semplice, prendiamo e occupiamo questa cazzo di piazza con le tende. Siamo quanti? Siamo 1.000, 2.000, passiamo il messaggio, ce la possiamo fare mi sembra, Wall Street lo stanno facendo. Ok? Grazie mille.